L'investimento in azioni è storicamente uno dei più redditizi in assoluto per chi investe sui mercati finanziari. Questo rendimento che arriva dall'investimento in azioni però non è gratis, c'è un prezzo che bisogna pagare ed è quello della volatilità. Che cos'è esattamente la volatilità e come gestirla lo andremo a vedere in questo video. Ciao, sono Lorenzo Brigatti, editor di DXInvest e consulente finanziario indipendente per Aegis. Se sei interessato a contenuti relativi al mondo della finanza e degli investimenti, iscriviti qui sotto per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti. Ed ora torniamo a bomba all'argomento di oggi. Cos'è la volatilità? Esistono diverse definizioni tecniche che però presuppongono una conoscenza di statistica che è piuttosto avanzata, quindi non immagino che tutte le persone che guarderanno questo video hanno questo tipo di conoscenza, per cui ho deciso di andare con una definizione un po' imperfetta, però al tempo stesso efficace per quello che ci serve. Ok, la volatilità rappresenta le variazioni di prezzo di un prodotto finanziario oppure di un asset class. È semplicemente i sali e scendi che si vedono tutti i giorni andando a guardare internet piuttosto che il televideo perché è un po' più vecchio. Stiamo comunque parlando di questo continuo variare di prezzi. Non è la definizione ufficiale, ci tengo a ribadirlo, è super semplificata, ma è molto importante per capire a livello, diciamo così, istintivo che cos'è la volatilità. Quello che conta davvero è che la volatilità è diventata una delle misure standard del rischio sui mercati finanziari. Ha senso paragonare la volatilità al rischio o eguagliarli? Non molto, secondo me, dipende dai casi e sono in buona compagnia. Dei mostri sacri del mondo degli investimenti come Warren Buffett e Charlie Munger hanno espresso dei dubbi sul concetto di volatilità come equivalente di rischio. Cosa sostengono loro? Che se il prezzo di un prodotto finanziario, che sia azione, che sia qualsiasi altra cosa, scende, ma il valore di quello stesso asset finanziario rimane invariato o addirittura sale, non c'è da preoccuparsi, è semplicemente un'occasione d'acquisto. Viceversa anche il contrario. Se il prezzo sale troppo, ma il valore non rincorre il prezzo, diventa un buon momento per vendere o un buon momento per non comprare questo prodotto. Non è un caso che Warren Buffett parli dei mercati finanziari in generale, azionario in particolare, personificandoli in Mr. Market, Mr. Mercato, dicendo che è una personalità che è molto emotiva, forse troppo. E per farlo usa una storia che ho deciso di riadattare un po', che ci è anche utile per spiegare che cos'è la volatilità. Buffett fa questa, diciamo così, simulazione con un'azienda, noi facciamola con una casa, visto che siamo italiani, tutti appassionati dell'immobile, ed è una cosa con cui è più facile relazionarti. Immagina di comprare una casa che costa 100.000 euro. Numero a caso. Sei felice, ci vivi dentro, va tutto bene, finché un giorno fuori da casa tua ti trovi un tizio vestito di tutto punto che ti offre 95.000 euro per l'acquisto di casa tua. Lì per lì pensi che sia una cosa un po' strana, di solito no, non si trovano persone che si propongono, diciamo così, lato business fuori casa, però dici, vabbè, no, grazie, rifiuti e te ne vai. Il giorno dopo questa persona ritorna e ti propone 110.000 euro e tu dici, ma no, no, non ho voglia comunque di traslocare, un casino, per cosa? 10.000 euro in più, se quello è perlomeno il valore che penso sia il valore di casa mia, e rifiuti. Il terzo giorno questa persona ritorna e stavolta ti offre 30.000 euro. A quel punto tu gli ridi in faccia perché sai che casa tua vale molto di più della cifra che ti sta offrendo e te ne vai. L'ultimo giorno la persona ritorna e ti offre 1 milione di euro. A quel punto ci pensi un po' sopra, valuti anche l'aspetto emozionale, emotivo, ma alla fine intavoli una trattativa e decidi di vendere. Ora, lasciando perdere che probabilmente fare affari con uno stalker fuori casa tua non è esattamente un buon consiglio di business, la storia è comunque interessante perché è una metafora perfetta per spiegare cos'è la volatilità. Il concetto che vuole far passare Buffett con una versione simile alla sua storia e che voglio far passare io in questo video è che anche se il prezzo varia finché il valore del cosiddetto sottostante, quindi il valore intrinseco, se vogliamo usare un termine un po' più tecnico, non cambia o si muove comunque in una direzione favorevole, c'è poco da preoccuparsi e anzi bisogna considerare la volatilità come un alleato nel comprare quando i prezzi sono più bassi e nel vendere quando i prezzi sbragano troppo al rialzo. Non è un'attività per nulla facile, però
è un modo per spiegare come i più grandi investitori con la I maiuscola siano riusciti a fare i soldi, un po', diciamo, identificando questi macro movimenti. Non sono mai riusciti a comprare i minimi e vendere i massimi, ma è successo che perlomeno a livello di azioni singole siano riusciti a fare delle ottime operazioni comprando ad un prezzo più basso rispetto a quello a cui poi sono riusciti a vendere dopo. E questo ci porta al primo punto su come gestire i mercati azionari, investire in azioni e la volatilità. La volatilità non è un rischio significativo se stiamo parlando di investimenti con un orizzonte temporale di lungo periodo, perché, come abbiamo visto, diventa un nostro alleato. Tutti i giorni arrivano dei prezzi e noi possiamo vendere al prezzo che ci soddisfa. È fondamentale però che ci sia un occhio a lungo periodo, perché altrimenti, quando il tempo è più ridotto, ci sono meno possibilità, mettiamola così, di avere il prezzo che vogliamo, che ci soddisfa. Ecco perché il mercato azionario è un ottimo posto dove lasciare i tuoi soldi quando vuoi investirli per un obiettivo che può essere lontano nel tempo, come la pensione. In linea di massima nel lungo periodo tende a salire e anche eventuali botte di volatilità diventano più occasioni di acquisto che di preoccupazione. Un discorso simile si potrebbe fare anche con gli investimenti o le speculazioni un po' più rischiose, azioni singole piuttosto che criptovalute. Vabbè, quello magari un po' dipende proprio anche dal progetto che si sceglie lato cripto. Magari rimaniamo sulle azioni singole, che è meglio per questo video. Se non si è obbligati a vendere, si possono sopportare oscillazioni molto violente senza doversi preoccupare troppo. Questo significa che la volatilità deve essere quindi sempre ignorata ed è un non problema? No, assolutamente. Ci sono altri casi in cui la volatilità effettivamente diventa una forma di rischio vero e proprio, o va a finire nel rischio che dobbiamo sempre evitare come investitori, e cioè nel rischio di avere una perdita permanente di capitale, e per questa ragione dobbiamo fare attenzione. Quando questo rischio si manifesta, tanto più ci si avvicina al momento in cui si vuole togliere i soldi dal mercato azionario o qualsiasi altro mercato in cui si è investito. Questo dovrebbe darti qualche indizio su come investire e gestire la volatilità. Ecco qui qualche consiglio super pratico che ti può aiutare a gestire al meglio questo tipo di situazione. Consiglio numero 1: tieni un cassetto delle emergenze sempre pieno. Quando ti ho detto prima che la volatilità diventa un tuo alleato quando investi per il lungo periodo, questo vale a condizione che tu non disinvesta quello che hai già investito, perché altrimenti di nuovo sei alla mercé di dove si trova il mercato in un determinato momento. Per questa ragione è importante avere un cassetto di emergenza per gestire al meglio le situazioni più problematiche, e se dovesse capitare qualcosa puoi attingere da questo cassetto e non andare a prendere i tuoi investimenti, che quindi possono continuare ad approfittare della volatilità o dell'interesse composto se rimangono investiti. Investi per obiettivi e per scadenze. Ogni obiettivo di investimento deve avere una data di scadenza desiderata. Perché è così importante? L'abbiamo visto prima. Tanto più ci si avvicina all'obiettivo, tanto più bisogna fare attenzione ai soldi che vengono lasciati sui mercati finanziari, specialmente quello azionario, e ridurre, man mano ci si avvicina, la propria esposizione ai mercati più volatili, perché una differenza di prezzo molto forte in negativo può trasformarsi in una perdita effettiva nel momento in cui andiamo a vendere. In più, con diversi obiettivi, potrei permetterti di vedere, diciamo così, i soldi destinati ad un obiettivo più lontano oscillare ed essere, diciamo così, preda della volatilità senza preoccuparti troppo, mentre sugli obiettivi più vicini vedrai dei movimenti molto più limitati e quindi potrai stare più tranquillo. Consiglio numero 3: se sei all'inizio della tua carriera di investitore, parti con piccole somme. Molto spesso si cerca di testare la propria reazione alla volatilità con dei questionari che ti fanno delle domande del tipo: come ti sentiresti se dovessi perdere il 20% dei tuoi investimenti, il 30% dei tuoi investimenti? La verità è che quando rispondi a questo tipo di domande puoi farlo nel modo più sincero possibile, ma in realtà fino a che non hai investito e non ti trovi in questa situazione non saprai esattamente come andrai a reagire. È molto più efficace cominciare ad investire con piccole somme, perché quello ti dà degli spunti molto più reali su come effettivamente ti andrai a comportare appena ti trovi un meno 10 piuttosto che un meno 20 in portafoglio. Chiaramente può funzionare anche con volatilità positiva. Puoi toccare con mano quanto sei euforico dopo un più 20, più 30, più 40,
E anche questa è un'emozione in cui bisogna fare attenzione a non, diciamo così, cedere e farsi prendere troppo dall'euforia. Il rischio poi è di finire in una di quelle situazioni in cui poi continui a comprare preso dall'euforia e quando arriva una correzione scopri di aver investito troppo e di conseguenza perdi parecchio, se non tutto, quello che hai guadagnato prima. Spunto numero 4, usa la regola che io chiamo dell'extra zero. Tutte le volte che aggiungi uno zero al, diciamo così, valore del tuo patrimonio da gestire, fermati un attimo e rifletti per capire se la tua tolleranza alla volatilità è cambiata. Cosa intendo? Se hai un patrimonio di 100.000 euro e perdi 10.000 euro, è un 10%, ma ha tutto un sapore diverso rispetto ad aver investito 1.000 euro e perderne 100. Quindi cerca di capire quanto per te perdere 10.000 euro su un patrimonio di 100.000 e perderne 100 su un patrimonio di 1.000 sia differente. È proprio una questione di capire dov'è il tuo limite di perdita. Può dipendere tanto anche dalle tue capacità di guadagno o da 1.000 altri fattori, ma conoscere in qualche modo questo valore è fondamentale. Come abbiamo visto prima, è difficile farlo prima di trovarsi in questa situazione, ma puoi perlomeno fermarti a riflettere un attimo tutte le volte che si aggiunge uno zero al tuo patrimonio per capire se devi fare qualche aggiustamento. Ultimo punto, per tutti gli investimenti più speculativi, dalle azioni singole, in investire in azioni, piuttosto che qualsiasi altra cosa, investimenti alternativi, cripto o quant'altro, che tendono ad essere molto molto volatili, usa solo una piccolissima parte del tuo patrimonio. Il ragionamento è lo stesso che sottintende tutto quello che abbiamo detto finora. Se una piccola parte oscilla tanto, se poi però vai a paragonarla a tutto il tuo patrimonio, sei più tranquillo. Chiaro che non fa piacere, ad esempio, perdere l'80% su un investimento di 1.000 euro, sono 800 euro andati. Quando però fai un passo indietro e vedi che il tuo patrimonio è magari di 50-60.000 euro, dici, ok, è comunque una perdita accettabile, il resto del mio patrimonio sta lavorando bene su obiettivi ben delineati, con portafogli, con ETF ben diversificati, sono tranquillo, vado avanti così. È un modo per gestire la volatilità più estrema senza privarsene del tutto, che è un'altra scelta ragionevole su certi tipi di prodotti. Se tu non te la senti di comprare prodotti super volatili, va benissimo così, non ti obbliga il dottore ad andare a comprare azioni singole. Ok, per questo video è davvero tutto. Mi auguro che applicando questi consigli e questi spunti pratici tu riesca a gestire al meglio la parte emotiva quando si parla di investimenti, in particolare della volatilità, questo saliscendi dei prezzi, e che tu riesca a diventare un investitore migliore. Se poi questo video ti è piaciuto, ti invito, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti qui sotto e rimanere sempre aggiornato sui tutti i nuovi contenuti miei o di altri editor che rilasciamo su base settimanale qui sul nostro canale LeaksInvest. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima.